Ci alziamo in piedi e cogliamo il celebrante con il canto. Vergine Santa, scelta tu sei dall'eterno Creatore per dare a noi Cristo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. La Vergine Maria, che siamo venuti qui a Fatima a venerare, ci accompagni ora nel cammino della nostra celebrazione. Ci apra il cuore all'ascolto della parola di Dio e ci metta nella condizione migliore per poter ricevere il corpo e il sangue del Signore. Con umiltà noi ci riconosciamo peccatori, anche il pellegrinaggio che abbiamo fatto in qualche modo dice la nostra condizione di poveri peccatori in cammino verso la salvezza. Il Signore ci conceda la sua misericordia e noi con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Perciò vennero imposti loro dei sovraintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele, trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi. E a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo nel canto: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Tutti. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi quando divampò contro di noi la loro collera. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnato in preda i loro denti. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Il nostro aiuto è nel nome del
beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. Nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta, perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto, perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Abbiamo letto questo Vangelo 2 domeniche fa, e tutti ci abbiamo fatto la nostra riflessione. Potremmo domandarci, sulla traccia di questo Vangelo, che cosa c'è al centro della nostra vita? Anche in questo pellegrinaggio penso che ognuno di noi abbia fatto a se stesso questa domanda: che cosa vale nella mia vita? Se ci sono cose che valgono più di Gesù, bisogna ridare un centro alla nostra vita. Nella mia parrocchia, quella domenica che abbiamo letto questo, ho fatto questo esempio. Una ruota. Se togliamo il centro alla ruota, la ruota non gira. È così la nostra vita. Se non c'è al centro Gesù, il suo amore, la sua misericordia, la sua gioia, la sua pace, la nostra vita non gira. Può essere che abbiamo tante cose da fare, tante persone da amare, tanti motivi anche belli di esistenza, ma se non c'è un centro, se non diamo un centro a questa realtà che è la nostra vita e alla realtà che è il mondo, non riusciamo a dare un senso. La nostra vita sobbalza, forse si perde come una ruota senza centro. Ecco, questo pellegrinaggio, l'aiuto della Madonna, la sua intercessione, ci facciano ritrovare, ci facciano dare il centro vero della nostra vita, che può essere solo Gesù.
In questo luogo santo dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Preghiamo insieme. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore, per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per l'innovamento del mondo e l'espansione del regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E ciascuno di noi presenti per l'intercessione della Madonna le proprie intenzioni di preghiera con cui è venuto anche in questo pellegrinaggio. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Assieme al pane e al vino offriamo anche la nostra vita e accompagniamo l'offerta con il canto. Salga da questo altare l'offerta che pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 santo. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, unione che il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate un segno di pace. Pace. Pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Come te, Padre del cielo.
il cielo è qui su questa terra. Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Paura, tu sei rimasto con noi e chi vive in te vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Preghiamo.
Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora facciamo l'atto di consacrazione alla Madonna di Fatima che avete nel foglietto, un momento importante, particolare del nostro pellegrinaggio. Ci consacriamo a Maria come singole persone, ma anche come comunità cristiana. Ricordiamo, abbiamo in mente in questo momento le nostre famiglie, le nostre parrocchie, tutti coloro che portiamo profondamente nel cuore. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. E ora benediciamo tutti gli oggetti religiosi che abbiamo preso per portarli poi come ricordo di questo pellegrinaggio, per portarlo come segno della presenza di Maria ai nostri cari, alle nostre famiglie. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di via. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Madonna.